sogni, progetti, ambizioni. Nelle parole e negli occhi degli studenti dell'Istituto Colombo di Torre del Greco, le emozioni, la soddisfazione e la gratitudine per il riconoscimento ricevuto, ma anche la passione per il mare, la determinazione e le idee chiare sul percorso professionale da intraprendere. Giunge alla 7ª edizione la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate all'armatore Giuseppe D'Amato. Un'opportunità per gli alunni meritevoli della scuola, con l'intento di valorizzare le eccellenze e incoraggiare gli studenti al raggiungimento dei più alti traguardi. Che emozione vivi e chi ti senti di ringraziare? Sono contento per questo riconoscimento, ringrazio tutto il mio corpo docenti e il comandante D'Amato per questo riconoscimento. Farei altre 1000 volte questo percorso, nonostante abbia dovuto combattere i pregiudizi. Perché per una donna è insolita questa professione? Sì, è un po' complicato all'inizio, non tutti sono d'accordo oppure non tutti credono che tu lo faccia per passione, però alla fine oggi stando qua dimostro che in realtà era una vera e propria passione. Quindi il tuo sogno nel cassetto qual è? Io spero di gestire l'economia marittima, quindi spero di farcela. Ringrazio i professori e l'istituto per avermi permesso appunto di realizzare questo percorso e quindi ricevere questo premio. Voglio laurearmi in ingegneria e lavorare appunto nel settore della robotica e dell'automazione. Perché hai scelto di frequentare questo istituto? Ho scelto questa scuola perché ho la passione per il mare, infatti sto navigando per la Grimaldi e mi sto trovando benissimo. Questa scuola ti dà tante opportunità, non solo in ambito lavorativo per le navi, ma anche per l'università. Cosa provi oggi a ricevere questa borsa di studio? Sono molto felice per questa borsa di studio e volevo ringraziare l'armatore D'Amato e la scuola per questa opportunità. E in particolare volevo ringraziare anche il mio professore Generoso Pagano. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Frequentare l'università, in particolare ingegneria meccanica. Il mio sogno è quello di diventare ingegnere meccanico, anche se sto sia lavorando in un'azienda di quanto riguardano impianti fognari. E sto cercando di provare a fare l'università per realizzare questo sogno. Ringrazio la scuola e tutta la preside innanzitutto e anche il comandante D'Amato. Ringrazio soprattutto anche i professori che ci hanno dato una mano sin dal primo anno, soprattutto anche nell'ultimo periodo, dall'anno scorso in poi, che è stato un periodo molto difficile. Ci hanno dato coraggio ogni giorno, una forza incredibile per affrontare questo esame. Per me è un'emozione fortissima, ci tengo a ringraziare tutta la dirigenza della scuola, tutto il corpo docenti e chi mi ha aiutato a raggiungere questo risultato. Una possibilità che non viene data a tutti e quindi mi sento appunto grato per ciò. Sono iniziative importanti per voi ragazzi, questa scuola offre molte opportunità. Ci offre diverse possibilità lavorative, oltre che la possibilità di continuare gli studi come sto facendo. A me piacerebbe molto entrare nel mondo del brokeraggio marittimo. Per me è un'esperienza bellissima e vorrei ringraziare tutti i miei professori, la preside che mi ha dato questa opportunità, soprattutto me stesso per aver raggiunto anche questo risultato. Qual è la tua ambizione? Cosa vuoi fare da grande? Il mio sogno sarebbe quello di diventare comandante di una nave. Con l'impegno non è un progetto impossibile, ci vuole perseveranza e costanza. Per me questo è il primo step. Una iniziativa importantissima per il vostro istituto. Un'iniziativa importantissima che nasce 7 anni fa, quest'anno è stata una sfida in stato di pandemia, ma siamo veramente orgogliosi di poter consegnare ai nostri alunni meritevoli, perché questo rientra nel piano delle valorizzazioni delle eccellenze e dei talenti che coltiva il nostro istituto da anni, questo riconoscimento simbolico, in particolar modo che è di buon auspicio per il percorso che ciascuno di loro ha intenzione di intraprendere per la vita futura. Quante sono state le eccellenze premiate? Le eccellenze premiate 10. Abbiamo 200 lode e 800 che provengono dai vari indirizzi di questo istituto. Siamo orgogliosi di avere tra di noi degli aspiranti comandanti o dei futuri tecnici impegnati nei vari settori, sicuramente uomini di qualità. Sono iniziative molto importanti che rappresentano sicuramente un esempio
rilevante di quella che è la vicinanza delle istituzioni a tutti i livelli a quelle che sono le future classi lavorative del nostro paese. Un messaggio ai giovani studenti che vogliono intraprendere questa carriera. Siamo di fronte ad un percorso professionale che col passare del tempo assume una complessità sempre maggiore, sono sempre maggiori i corsi di formazione e di aggiornamento che i marittimi devono affrontare nel corso della loro carriera, ma sicuramente per quello che è il nostro ruolo, il nostro compito storico e istituzionale nel settore, è chiaro che non può che essere un incoraggiamento affinché si imprenda questa carriera così importante, naturalmente avendo già da subito in mente che si tratta di compiti e di attività di estrema importanza e di grande responsabilità. Una manifestazione giunta alla 7ª edizione che quest'anno però si arricchisce di un significato in più. Questo momento storico penso che ha un valore etico consegnare queste borse di studio per far capire ai ragazzi l'importanza di andare avanti e soprattutto dare a loro un messaggio di speranza. Ritengo infatti che i giovani rappresentano la parte attiva di questa società e pertanto noi, le istituzioni, ma in particolare le scuole, devono dare una finalità importante che è quella di cercare di creare dei progetti per formare a maggior ragione le competenze di questi giovani, per far sì che poi diventino degli adulti responsabili come il comandante Arma in futuro. La scuola dunque premia le eccellenze, ancora una volta rinsalda il suo legame storico con questo territorio. Eh sì, perché noi abbiamo avuto sempre questa finalità, quella di aprirci al territorio. Un istituto nautico, un istituto trasporto e logistica adesso non può non essere legato al proprio territorio, anche perché l'istituto nautico di Torre del Greco è stato il volano dell'economia torrese per molti anni e deve continuarlo ad essere. Non ultimo il Ministero ci ha chiesto in questi giorni proprio di tracciare la ricaduta nel mondo del lavoro e noi vi possiamo dire che i nostri ragazzi per l'80% si inseriscono nel mondo del lavoro, mentre l'altro 20%, e devo dire sono le eccellenze, proseguono gli studi all'università.